Oggi siamo qui a questo convegno a Verona sul fine vita. È questo un tema molto importante per la vostra associazione, per il vostro gruppo di Telo sui tetti? Diciamo che oggi siamo qui per imparare uno sguardo di cura per la vita sempre, anche quando la vita diventa fragile, diventa debole, diventa malata. Per capire che invece quando si chiedono ad esempio delle leggi per spingere le persone fragili ad andarsene, allora vuol dire che diamo un giudizio di disvalore proprio verso i più deboli, spingiamo verso una logica dell'abbandono. Al contrario, parleremo oggi anche di cure palliative, di cure del dolore, di compagnia nella difficoltà, e lì si troverà la possibilità di un abbraccio integrale, di una tenerezza all'uomo tutto intero, come scriveva in una sua poesia Karol Wojtyla negli anni Ottanta. E quindi siamo qui per imparare un giudizio, per imparare a capire che leggi di questo tipo introdurrebbero una crinale, una discesa verso l'abbandono dei più deboli. Al contrario, puntare sulle cure palliative, sulla vicinanza, sull'assistenza, sulla compagnia, sulla cura, significa dare valore alla vita sempre. Ognuno giudichi quale delle due ipotesi ritenga più corrispondente alla propria ragione e al proprio cuore.